Amici di MS Channel, amici di FL Sport, amici social, bentrovati ad una nuova puntata di Fighters Life. Fighters Life sempre avanti, siamo già pronti per proiettarci in un 2022 e lo facciamo con il maestro Enrico Rocchi. E quindi si parla di kickboxing, ma soprattutto si parla di Muay Thai. Ciao Enrico, bentrovato. Ciao Valerio, grazie, buonasera. Allora, Enrico Rocchi, Rocchi Team Fiumicino, ovviamente si parla di Top Level Fighters, il tuo evento. Abbiamo già una data, 30 gennaio 2022, ovviamente a Fiumicino, al Disco Faraon di appunto Fiumicino. Un grande evento internazionale, caro Enrico. Andiamo. Non a scoprire tutte le carte, ma andiamo a svelare quello che sarà un bellissimo evento, un grande evento che coniuga la bellezza degli sport da combattimento e soprattutto colloca la Muay Thai come disciplina principe degli sport da combattimento, soprattutto nell'ultimo periodo. Sì, allora intanto io organizzo insieme al mio socio Andrea Manfredi di Never Give Up, che oggi non è potuto essere qui, e quindi ci tengo a questo. E sì, allora quest'anno abbiamo cercato insomma di fare un po' di più rispetto all'altro anno, anche se poi le condizioni rimangono ancora incerte, no? Visto il periodo. Insomma, mano a mano che sveleremo le card, un match di tutto rispetto. Ci saranno quattro match internazionali, Italia-Grecia, ci saranno la selezione femminile World Games, quindi saranno quattro italiane che si sfideranno e la vincitrice andrà direttamente in Alabama, a Birmingham, per il World Games di luglio, scusate. E in più un titolo di UMC europea, che ricordiamo la UMC è il massimo. La massima sigla per la Muay Thai nel mondo, controllata da IFMA, che a sua volta è la federazione di riferimento per quanto riguarda la Muay Thai, riconosciuta dal Comitato Olimpico, per cui insomma c'è tutto per fare una grada, speriamo. Allora, innanzitutto, ecco, hai fatto benissimo a precisare che sarà una co-promotion tra Rocky Team Fiumicino e il team Never Give Up di Ostia. Incontri internazionali Italia-Grecia, abbiamo potuto vedere anche nell'evento organizzato dal tuo amico Gianluca Colonnese che questi greci sono da prendere con le molle, quindi daranno vita sicuramente insieme ai nostri portacolori a dei match spettacolari e in più un campionato d'Europa WMC dove potrai dirci innanzitutto chi sarà impegnato come portacolori azzurro? Sulla UMC europea aspettiamo, più avanti lo diciamo, lo sveleremo. Ci Ok. sarà. Sì, anche perché stiamo anche aspettando l'ufficialità appunto dalla Thailandia, perché la UMC è insomma un ranking, quindi dobbiamo aspettare anche dalla Thailandia insomma che ci mandano, che sia confermato anche l'avversario, quindi magari aspettiamo a dirlo, però insomma il titolo ci sarà come gli altri match. Per quanto riguarda gli atleti della Grecia, sì, sono ottimi atleti, l'abbiamo visti qui, l'abbiamo visti insomma le varie volte che anche io che sono andato lì ad Atene, e sono atleti di tutto rispetto, quindi sicuramente saranno dei match infuocati. Cosa dobbiamo aspettarci da questo top level fighter rispetto allo scorso anno? Ma lo scorso anno abbiamo deciso di andare avanti anche essendoci in lockdown, quindi l'abbiamo fatto a porte chiuse e ci siamo dovuti un pochino arrangiare per quanto riguarda i match, eccetera, eccetera. Quest'anno, insomma, speriamo che il DPCM, insomma, del 15 di gennaio non sia peggiorativo. Non credo che sia migliorativo, ma forse non dovrebbe essere neanche peggiorativo. Quindi, avendo un 50% di pubblico almeno,
diciamo, sui nostri sport la linfa vitale è quella, quindi spero che insomma anche le persone ci sostengono, il pubblico, eccetera, eccetera. Perché non è facile organizzare gli eventi, chi organizza come me lo sa, per cui e cercate di sostenere, ecco, gli sport a combattimento e gli atleti, soprattutto. Chi dobbiamo ringraziare per il sostegno di questa organizzazione, Enrico? Ovviamente sia da parte tua che da parte del team Never Give Up. Allora, c'è il patrocinio del Comune di Fiumicino. Sì. Allora, sicuramente il Comune di Fiumicino, le istituzioni giocano, diciamo, adesso un ruolo fondamentale, perché comunque con gli sponsor non è facile. Questo sicuramente, perché comunque vengono da anni complicati gli imprenditori, eccetera. E a parte questo, quindi qui ringrazio l'assessore Paolo Calicchio in primis, l'assessore allo sport al Comune di Fiumicino, che è sempre pronto e presente in tutti gli sport, insomma, che ci sono a Fiumicino. In più ringrazio Panos di Bologna, il matchmaker ufficiale della federazione per quanto riguarda la Muay Thai, per l'aiuto del matchmaking e tutto per come si sta prodigando. E ringrazio i dirigenti di settore, Bassetti, Mauro Bassetti e Davide Carlotte, per il sostegno fin dall'inizio. Sarà un evento di sola Muay Thai, dove la mattina e il pomeriggio faremo insomma dei dilettanti all'inizio, per poi arrivare alla serata dove faremo Muay Thai olimpica, appunto, con le selezioni dei World Games e i match pro, tra cui titoli, altri prestige fight, con atleti di prima fascia titolati che vengono da varie regioni d'Italia. Oh, innanzitutto, ecco, Enrico, volevo soffermarmi su questo aspetto di cui stavi parlando. C'è una crescita esponenziale della Muay Thai, anche molti ragazzi che si stanno cimentando a livello agonistico, grazie a questi grandi eventi organizzati da te, ma organizzati anche, ecco, da tutto il settore Muay Thai, hanno la possibilità di crescere, hanno la possibilità, diciamo, di avvicinarsi poi a diventare dei top fighter. Sì, ma questo, diciamo, sta accadendo, lo vediamo proprio, guarda, oggi è il secondo giorno che ci sono, diciamo, la nazione italiana ai mondiali IFMA, e ci sono stati 2-3 ottimi risultati già con gli atleti in gara, quindi diciamo, credo che in Italia abbiamo insomma alzato un pochino l'asticella, stiamo crescendo con tutte le dovute difficoltà via Covid, via insomma che sono sport comunque, sai Valerio, che non è che sono retribuiti al massimo e permettono di non lavorare, no, questo insomma ce lo possiamo dire, quindi un atleta fa grossi sacrifici per poter anche fare il pro, eccetera eccetera, quindi però con tutto ciò, ecco, questi risultati anche di ieri e di oggi lì in Thailandia sono sicuramente confortanti. E poi soprattutto, Enrico, fammi aggiungere che grazie a te e grazie a tanti altri organizzatori che appunto possono garantire delle serate, dei galà di sport da combattimento di alto livello, quindi date la possibilità a dei forti atleti italiani di poter competere, di potersi mettere in mostra, di poter conquistare dei titoli importanti contro avversari importanti, e soprattutto date la possibilità a tanti ragazzi che frequentano le palestre di essere trainati da tutto questo movimento, dai ragazzi, dai campioni, che quindi diventano esempio e che quindi, diciamo, come una corrente del fiume, vanno verso il mare e automaticamente si ritrovano a poter dare quel qualcosa in più. Sì, sì, io spero infatti che insomma queste cose poi sono fungano da motivazione per gli atleti, no? Le vari eventi, le varie gare che ci sono. Però insomma non è tutto merito degli organizzatori, grosso merito dei maestri, che comunque è un grosso sacrificio, perché oltre ad essere organizzatore sono maestro e partecipo ad altri eventi, e quindi il sacrificio lo fanno anche i maestri, come gli atleti d'altronde, che sono poi gli attori principali per un evento, no? Assolutamente. Quali saranno i ragazzi del tuo team e del team Never Give Up che saranno impegnati la sera del 30 gennaio? Senza svelare
senza svelare titoli, senza svelare niente, quali saranno gli atleti di Gaza? Allora, gli atleti di Gaza sicuramente saranno Flavio Ventricini, che già aveva conquistato, per quanto riguarda Never Give Up, già aveva conquistato il titolo italiano UMC allo scorso Top Level. Federico Fava, che ha riconquistato adesso, ha ridifeso, ha rivinto la UMC Italia a Genova, e Alessio Ancinelli, un altro ragazzo di 18 anni molto promettente, e Francesco Tumminello, che è un altro atleta, insomma, che ha fatto bene in questi anni anche nel K1 e nella Muay Thai. Quindi, diciamo, loro quattro sono quelli che fanno parte dei team Never Give Up, il mio team. Posso fare un piccolo aprire una piccola parentesi su Francesco Tumminello, che ho visto personalmente negli ultimi eventi, visto che ero presente anch'io all'interno del ring. Forse gli è mancato qualcosa da un punto di vista del verdetto, lo possiamo dire senza andare troppo in polemica, e quindi avrà sicuramente voglia di rivincita e voglia di dimostrare e di dare quel qualcosa in più sul ring. Sì, c'è sicuramente. Allora, lui un po' è stato sicuramente sfortunato, ha fatto degli ottimi match, adesso diciamo che poi, ecco, attaccarsi al verdetto è dei perdenti, no? Diciamo così. Quindi, No, allora, aspetta, arrivo. No, il mio era un discorso solamente in riferimento al fatto che magari ha più voglia di rivincita, più del dovuto, proprio perché magari... Sì. Esatto, pensa di poter valere quel qualcosa in più che magari gli è stato sottratto per tante situazioni all'interno degli ultimi eventi in cui ha combattuto, ma non perché magari i verdetti possono essere stati assolutamente contrari, per carità. Sicuramente, poi, come tutti quanti, sbagliano gli atleti, sbagliamo tutti. Lui sicuramente ha avuto, diciamo, è stato un pochino sfortunato nella parte finale dell'anno. Ora sta cercando anche un po' di riprendersi, insomma, come tutti gli atleti, si vive di cali e si vive di momenti top. Che ha fatto bene in precedenza, ha fatto 20 match sempre vinti, ha partecipato quando è già da minorenne a dei tornei internazionali, agli europei IFM a Praga, quindi ha fatto bene, quindi sicuramente è un atleta di valore. Ha fatto un pochino di K1 quest'ultimo anno e adesso sta ricominciando con la Muay Thai e vuole, insomma, proseguire con la Muay Thai. E diciamo, vediamo quello che succederà, insomma, però l'atleta c'è, ha voglia di combattere, ha voglia di vincita sicuramente, ecco. Allora, innanzitutto, questo era un primo approccio per quello che sarà la presentazione di questo evento, che noi di Fighters Life seguiremo in prima linea. Quindi per il momento ti ringraziamo, Enrico, e ovviamente avremo modo di fare un'ulteriore tappa di avvicinamento insieme al team Never Give Up, quindi lo diciamo, insomma, che questo è un evento organizzato in co-promotion, quindi per il momento save the date 30 gennaio 2022 al Disco Pharaon di Fiumicino, un grande evento internazionale con un incontro internazionale a squadre tra Italia e Grecia, campionato d'Europa WMC, le qualificazioni per il World Games che si svolgeranno nel 2022 negli Stati Uniti, in Alabama. Quindi, insomma, tanta carne al fuoco, Enrico. Sì, tanta carne al fuoco, quindi speriamo che esca un bel evento, speriamo che ci sostengono, e il pubblico ci sostiene, e seguite anche sulle varie pagine social, le Top Level, le varie mano a mano che usciranno le card, e poi sicuramente avremo modo anche di ripresentarle insieme e discuterne, insomma, ecco. Grazie Enrico Rocchi, grazie per essere stato con noi. Grazie a te, Valerio, grazie. Amici di Fighters Life, abbiamo fatto una prima tappa di avvicinamento ad un grande evento internazionale di Muay Thai. Ricordiamo ancora una volta Top Level Fighter 30 di gennaio 2022,
ovviamente in diretta in esclusiva da Fiumicino. Rimanete con noi, come vi dico sempre, perché Fighters Life is the next generation of fighters. Ci vediamo la prossima settimana. Talk about old-time great fighters. I hear people say that Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries, and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching the footwork and their speed, and my critics will admit that I am the fastest heavyweight in the history of boxing, with feet and hands. It may come as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight.